Radio International in tour. Concerti ed eventi live della settimana da non perdere. Il lunedì è anche la mattina qui a State Comodi di Radio International in tour, ovvero sia l'appuntamento all'interno del quale vi segnaliamo gli appuntamenti dal vivo da non perdere in questa settimana, non solo nella nostra regione ma anche in giro per l'Italia. Perché dico siamo? Perché devo essere accoppiato, nel senso positivo della parola. Oh mamma mia, Nicola Stefoni è arrivato a trovarmi, ciao Nicola. Mi sento di dover intervenire immediatamente. Che cosa vuoi dire? No, ci mancherebbe. È sempre attento un piacere a quello che dici. Collaborare con te. Ecco, questo bene, è. No, no, buon lunedì Alessio, buon lunedì, ben ritrovato. Ti vedo lì già con la domandina. Sì, quindi sì, dai, ti aspetto, dai. Vai pure col sondaggio, sono pronto. Sondaggio di State Comodi, che si avvale anche della nostra cavia Nicola Stefoni. Parlando di somiglianze e dell'essere sosia, ti chiedo, Nicola, a chi ti hanno paragonato, a chi ti hanno affiancato fisicamente parlando in questi anni, da quando eri giovane fino ad adesso? Insomma, guarda, a chi assomigli? A chi assomigli? Beh, questa è una bella domanda. Anche, ma chi sei? Mi hanno detto spesso e volentieri. Chi sei tu? Chi sei? Cosa vuoi? Anche in alcuni casi. Tornando al sondaggione, beh, mi hanno detto ultimamente, devo dire, che assomiglio a Ligabue. Beh, è buono. Sì, beh, c'ha solo 50 anni, Alessio, è una sciocchezza. No? Scusa, tu quanti ne hai? Ne avrei giusto quei 12 in meno, però per il resto siamo praticamente uguali. Però no, sì, il fatto del capello brizzolato secondo me ha un po' così aiutato questo avvicendamento fra me e Liga, e quindi insomma a San Siro ci sono io l'anno prossimo. Va bene. Campovolo, già prenotato. Ti chiedo due biglietti se poi, sì. Grazie, spero che non ci siano problemi. Accrediti come se piovesse. Invece te, caro, con quella faccina lì? Con questa faccina qui mi hanno avvicinato, mi hanno paragonato a Aldo Serena. Però ma è lì che è andata. Non l'avevo meglio, presa benissimo, l'avevo credo presa ancora peggio con Max Pezzali. Aia. E l'avevo presa invece molto bene, perché io lo stimo un sacco dal punto di vista delle sue capacità di attore, Tobey Maguire nella versione però del primo Spider-Man. Perché avete lo stesso accento, vero? Uguale. Perché anch'io ascoltandoti la mattina ho la stessa sensazione avevo, non capivo chi, ma c'era qualcuno. Questa che somiglia a qualcuno, dicevi, Tobey Maguire. Esatto, va bene, esatto. Comunque, mentre anche voi continuate a dire la vostra via messaggio al 366-899-4590, noi entriamo nel vivo della puntata di oggi di Radio International in Tour. Concerti, cominciamo da qui, segnatevi la data di domani, quindi siamo vicinissimi, martedì 1 di marzo, Estragon di Bologna, c'è il ritorno di una band canadese che mancava da qualche anno nel nostro paese. Mescolano pop e punk, sono i Simple Plan, che sono tornati anche in questo 2016 con il quinto disco in studio, e si considerate che sono attivi dal 99, non ne hanno fatti tantissimi. Si chiama Taking One for the Team, e qualcuno potrebbe chiederci, Nicola, in questo momento potrebbe chiederci, ma sono loro? Ma sono quelli di Summer Paradise con Sean Paul del 2011? La risposta è assolutamente sì. Sì, sono loro. Invece uno che non si è fatto fregare assolutamente, caro Alessio, sentiamo, ma che arriva secondo me veramente alla grandissima, è il buon Daniele Silvestri, che in attesa di far partire il suo tour viene anche lui a fare un giretto così agli In Store, come è usanza ormai negli ultimi tempi, e quindi ce lo troviamo venerdì 4 marzo alle 18 alla Feltrinelli di Bologna in piazza Ravegnana. Il suo ultimo album Acrobati lo rivede solista dopo la collaborazione con Fabi e Max Gazzè. È un album un po' particolare. Mi piace come si è andato creando questo album, perché lui stesso ha detto che è frutto di 2 anni di appunti sull'iPhone. Ecco, vedi, è particolare questa cosa. Speriamo che insomma gli aggiornamenti abbiano funzionato come si deve. Sono 2 anni di appunti che poi lui ha voluto raccogliere e registrare in Puglia. Ci sono collaborazioni con numerosi artisti che hanno portato sonorità importanti, rock, funky, boogie, elettronica, tutta una, diciamo, una commistione di suoni che sono tipici di Daniele Silvestri, perché lui è uno che sperimenta, ha sempre sperimentato. È uno per cui lui stesso dice le canzoni non sono mai finite, e quindi c'è sempre spazio per modificarle, cambiarle e rivederle, cosa che ci fa ben sperare, Alessio, perché lui il 27 aprile arriva qua al Teatro delle Celebrazioni a Bologna, quindi bellissimo. Secondo me nel live ci sarà comunque reinterpretazione. Va bene, allora, in attesa di gustarlo dal vivo nella nostra città, quella di Bologna, noi ci fermiamo. Frankie J è già pronto, c'è il singolo nuovissimo di Daniele Silvestri, si chiama Quali Alibi, e tra poco torniamo, seconda parte di Radio International in Tour. Zitto fa, zitto, zitto fa. L'aria di quali macabri crimini, tragici o comici, mi dici che c'è di dire crimine rapace.
Seconda parte di Radio International in Tour, in compagnia mia e del buon Alessio. Beh, dopo aver parlato di Silvestri, dei Simple Plan, adesso andiamo su un grandissimo classico, perché io ti porto questa sera, se vuoi, pigliamo un trenino, ti passo a prendere alle 6 direttamente e ce ne andiamo al Mandela Forum a Firenze a vedere Baglioni e Morandi. Capitani coraggiosi, ci sta, non dico se altro. Prima mi porti a mangiare una buona fiorentina però. Allora, a questo punto niente treno, si va con la macchinina, usciamo, ci facciamo la classica taffiatina a Barberino e via che andiamo. Va bene, andata, ci ma sono. Chissà che poi magari secondo me, guarda che questi due col fisico che hanno, ce li troviamo a fianco che bevono e mangiano come... Se offrono non c'è problema, Secondo me non c'è niente di più facile di trovarli anche loro a, fino alle 8:30 ancora lì a parlare del più e del meno. Perché cari miei, Baglioni e Morandi, questi sono indistruttibili. Tant'è che questo Capitani Coraggiosi, questa nuova diciamo joint venture che hanno fatto di spettacoli live, beh, la registrazione del Foro Italico è prima in classifica, è la più venduta al momento, il loro live è il più venduto in assoluto. Forse anche perché, mi viene da dire, forse il pubblico sono ancora quelli che comprano i dischi, per fortuna. Scherzi a parte, io direi che, beh, insomma, io li rispetto ai massimi. Io, a me questi grandi artisti che trovano ancora questa energia, questa voglia di fare e di esibirsi, a me affascina. Caro Nicola, cose che resistono, artisti che resistono, sono dei mostri sacri. Poi Gianni Morandi e Claudio Baglioni, cose che resistono anche nel mondo del musical e del teatro. Qui stiamo parlando di uno spettacolo che, pensate, ha debuttato il 4 marzo del 1997, 18 anni di successi che non si sono mai fermati, e da allora è nata anche un po' quella che è stata ribattezzata la Grismania in Italia, naturalmente legata al musical dei Record, con oltre 1.500.000 spettatori. E torna a grande richiesta, in questo caso abbastanza vicino a noi, perché siamo a Padova, nella bella location del Gran Teatro Geox. Quindi prendete la macchina, fate un'ora di strada, se non c'è traffico è tutto piuttosto comodo per arrivare a Padova, e vi fermate precisamente venerdì e sabato prossimi, 4 e 5 di marzo, per poter vedere con i vostri occhi un musical che ha fatto la storia. Questo sempre che non vogliate mangiare una fiorentina, quindi vi tocca venire prima con me, Alessio, Barberino, a mangiare, poi dopo andare a Padova. Questo può essere un po' più complicato. Invece, sempre in materia di teatro, come sempre in materia di grandissimi numeri, riparte Notre Dame de Paris questa settimana. Parte dopo Pesa, 4 anni di pausa si sono presi, si sono riposati giustamente, ma anche loro un po' come Grease, insomma, erano i primi anni 2000, perché hanno fatto 11 anni di spettacolo consecutivo, oltre 1000 repliche. Ti do due numeri così, un po' alla... Beh, snocciola. Tipo Domenica Sportiva, dicevo, oltre 1000 repliche, 2.5 milioni di spettatori, e hanno già bruciato 190.000 biglietti. Dico mamma solo mia. Questo, mamma le date mia. Sono infinite, perché per fortuna, perché visto il numero di biglietti venduti, sennò si starebbe tutti uno sopra l'altro e potrebbe essere un caos tutti nello stesso teatro. Potrebbe essere scomodo. Sì, 190.000 tutti in 3 date all'Estragon, tipo, sarebbe un problema, ma invece no. Loro vanno a Milano e ci restano tutto il mese, dal 3 marzo al 27 marzo, vero. Teatro Linear Chuck, e poi dopo questo primo approccio col pubblico milanese si spostano un po' in tutta Italia, finiscono col botto, ovvero all'Arena di Verona, il tempio. Beh, io lo vidi, pensa che proprio lì? Pensa che forma verbale che sono andato a usare. Io lo vidi tanti anni or sono, era il 2003-2004, una cosa del genere, lo vidi all'Arena, e tanta roba, come si dice oggigiorno. Sì. Bravissimi, tra l'altro in formazione originale, torna Lola Ponce e torna Gio Di Tonno, quindi siamo proprio all'origine. E lì conta la location, l'Arena di Verona fa quasi metà dello show. Ma sai che quando parliamo di location, non a caso cominciamo a parlare in inglese, perché location vuol dire che per noi è arrivato il momento della pillola straniera, che oggi è doppia, perché vi portiamo in una stessa città, naturalmente stiamo parlando di estero, ma con due appuntamenti dal vivo. Qual è questa città? È Barcellona, dove vi segnaliamo, quindi insomma siamo tutti a casa. Siamo già contenti. Dall'Italia andiamo a Barcellona, direi difficoltà di ambientamento non ne avremo mai e poi mai, per questo più che mai. Domani, quindi sempre martedì 1 di marzo, a Barcellona, nel bel locale che si chiama Sala Apollo, con una L. Non mi dire che conosci anche questa. Sì, sono stato una volta, non è male, però mi hanno detto che l'hanno un po' rimodernato, quindi sarei curioso di vederlo. Suonano i Walk the Moon, band alternative rock americana che arriva da Cincinnati.
città dell'Ohio, devo dire una band che si è fatta anche molto conoscere in Italia e nel resto dell'Europa con un singolo che si chiama Shut Up and Dance. Zitto e balla, detta esatto, bolognese. Zitti e ballare. Zitti e ballate. Bravo che tu hai la Z, io non ce l'ho, non si capiva quello che avevo detto. Grazie per la traduzione. Prego, prego. Io invece non ci sono mai stato perché non ho queste frequentazioni, ma io non so come tu. Non c'è un club che Alessio non conosca. Però ogni tanto lo indossi. Esatto, stavo dicendo la stessa cosa. Tra l'altro vuoi vedere, oggi c'ho quello qua. No, lascia stare. Grazie. Stiamo parlando del Bikini, sempre a Barcellona, un locale, ragazzi, non facciamo confusione. È un club dove si esibiscono casualmente così. Ho scelto quattro ragazzi irlandesi che fanno un alternative rock, i Codalin. Sono già il loro secondo album, i ragazzi. L'ultimo è del 2015. E io questo Bikini non lo conosco. Loro li ho sentiti, mi sono piaciuti. Volo come al solito in agenzia e faccio i biglietti, caro. No, perché i miei sono venerdì 4 marzo. I miei sono domani. Vabbè, si fa che si parte domattina presto. Allora, parla tu in radio e ci pigliamo una settimanina, dai. Vabbè, dov'è il problema? Ci ammazzano, è già finita, ci ammazzano. Allora, ci lasciamo con World the Moon, Shut Up and Dance. Quindi ci fermiamo, stiamo zitti e balliamo, perché è un singolo con il quale è impossibile stare fermi. Radio International in Tour torna lunedì prossimo. Aspetta che mi sto mettendo bikini, ero un attimino distratto. Va bene, no, torna lunedì prossimo, solito ora, solito posto. È così, posto. Nicola Stefoni a lunedì è così. Grazie Nicola, lunedì prossimo, ciao. Ciao Alessio, buona giornata. Radio International in Tour, concerti ed eventi live della settimana da non perdere.